Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, e soprattutto iscriviti al secondo canale che lo trovi in descrizione, perché usciranno video anche lì su calciomercato oggi o qualcos'altro. Comunque iscriviti anche al secondo canale, è gratis, lo trovi in descrizione. Signori, signori, anzi premessa, mi dispiace che ieri non ho fatto la live di calciomercato, però voglio... Ero entrato nella live di Coppo Toscano ed era passata addirittura mezzanotte, l'ha chiusa la live e non ce la facevo più, tutto il giorno a mare, di qua e di là. Comunque, detto questo, perdonatemi, stasera proveremo a recuperare la live di ieri. Signori, la Gazzetta dello Sport apre quest'oggi in prima pagina. Io è tanto che lo sto dicendo, comunque, non bisognava aspettare la Gazzetta dello Sport. Liverpool in forte pressing per Victor Osimhen. Ragazzi, sembrerebbe che il Liverpool voglia pagare questa sorta di clausola rescissoria di Victor Osimhen intorno ai 180 milioni, ragazzi. Ma si sa, la Premier League, lui l'ha sempre detto di voler giocare in Premier League, Victor, non l'ha mai nascosto questa cosa. Quindi ecco, non vedo tanto clamore intorno a questa bomba esclusiva della Gazzetta dello Sport. Lo sappiamo, ragazzi, Victor, se c'hai giocatori forti, più forti della Serie A, è normale che te li vogliano venire a prendere, come è normale che i giocatori vogliano andare a giocare in Premier League, perché è uno dei campionati più belli al mondo, se non il campionato più bello al mondo, più equilibrato al mondo anche. E quindi, ragazzi, il Liverpool deve fare questo cambio generazionale, lo vuole fare proprio iniziando da Victor Osimhen. Mo, se portano questi 180 milioni, io sinceramente glielo porterei io a Liverpool, in Inghilterra glielo porterei io a piedi, parto stamattina, tanto sto andando a Follonica, mi vado verso Roma, piglio la prima aerea a Fiumicino e me ne vado a Londra e glielo vado a portare io personalmente a Victor Osimhen. Ragazzi, è così, funziona così, le bandiere non esistono, io è tanto che ve lo sto dicendo, è inutile che vi applicate, dite però noi di qua e lui e là. La conferma ve l'ha data Kalidou Koulibaly, ragazzi, io vado via perché voglio vincere. Cosa ha fatto al Chelsea? Una chiavica, perché ha fatto veramente una chiavica. Ha avuto l'opportunità, è andato all'Al-Hilal, 30 milioni a stagione, bom, felice e contento come una Pasqua. E quindi, ragazzi, è così, le bandiere non esistono. Koulibaly ha fatto la scelta di andare via da Napoli, scelta non pagata, perché voglio, non pagata assolutamente. E questa è, quindi di cosa vogliamo parlare, ragazzi? È così, andrà a prendere. Lui perciò non ha voluto accettare, secondo me, quell'ingaggio a 6 milioni a stagione, perché sapeva che dall'altro lato c'era il Liverpool o qualche altra squadra di Premier League, ragazzi, che stavano spingendo per portarlo via da Napoli, no? Naturalmente, se tu lo porti via da Napoli, gli dà un ingaggio monster, e così è stato, gli ha dato un ingaggio mostruoso, gli danno in Premier League e lui se ne va a giocare in Premier League. Ma lui l'aveva detto in un'intervista, lui l'ha detto, non ora, però sogno di giocare in Premier League nella mia carriera. Ragazzi, è stato chiaro subito, cioè, è stato chiaro, io l'ho detto, io non mi... Sinceramente non mi aspettavo potesse andare via in questa sessione di calciomercato, e spero ancora che non vada via in questa sessione di calciomercato, ma nella prossima. Perché, ragazzi, se tu vendi Kim, miglior difensore della Lega Serie A in assoluto per distacco, il miglior difensore della Serie A, e poi ti vai a vendere il miglior attaccante della Serie A, cioè, ragazzi, noi come facciamo il prossimo anno? Cioè, qualcuno dice David, sì, ragazzi, David fa per e per, pure quello, lasciamo sta, Victor non è che fa per e per, però ci quasi, perché molte volte fa delle cappellate assurde, Osimhen. Però ecco, voglio, è questo, se tu riparti, da chi parti? Da Beto? Ripartiamo da Beto dopo che prendi 180 milioni? È una presa per il culo a questo punto, è una presa per il culo che fa Aurelio De Laurentiis. Dicevano, lo sfizio dello scudetto me lo so tolto, che buona foto. Se questo veramente si va a prendere Beto, e io gioco titolare con Simeone, ragazzi, sinceramente, perché se no non ha senso quello che sta facendo lui oggi, ad oggi non ha senso quello che sta facendo Aurelio De Laurentiis. Vendi Kim, che poi la clausola fra poco partirà, perché parte dal 1 al 15 luglio, va bene? Dal 1 al 15 luglio chiunque può venire e comprarsi, e noi aspetteremo questi 15 giorni
inesorabilmente. Questi 15 giorni di luglio, questi primi 15 giorni di luglio, li aspetteremo lì. Noi siamo lì e li aspettiamo. Stessa cosa vale per Osimhen. Vendi Osimhen? Con chi lo vai a sostituire Victor Osimhen? Con Beto? Che cazzo te ne fai di Beto, mi scusi? Mi fai questa domanda, di Beto che te ne fai? Allora facciamo giocare Simeone a questo punto, titolare. Che Simeone, ragazzi, ha fatto 17 gol con l'Hellas Verona. E quindi ci teniamo Simeone. Cioè, non ha senso quello che io sto sentendo in giro. Il Napoli interessamente per Kubo. Cioè, ragazzi, non ha senso, non ha nulla senso di quello che sta facendo Aurelio De Laurentiis. E il problema, lo sapete qual è? Che ora lui, vincendo lo scudetto, potrà dire: ma io vi ho fatto vincere lo scudetto dalla Serie C. Perché poi andrà a finire così, voglio, andrà a finire così. E io già lo so che andrà a finire così, che questo farà il buffone qua, perché dirà: io ho vinto lo scudetto, che volete? Io ve l'ho fatto vincere lo scudetto. Cioè, ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Tu dovevi costruire quest'anno che è l'anno più difficile, perché tu devi rifare la riconferma, no? Ti devi riconfermare campione d'Italia. E che fai se vendi Kim? Vendi Osimhen? Potresti vendere Lobotka in Arabia Saudita. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? È assurdo, è tutto così assurdo. Non ha senso, non ha senso. Comunque fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti, e vi ricordo che in descrizione troverete il secondo canale, e andatevi ad iscrivere anche al secondo canale, mi raccomando. Oggi usciranno news anche su quell'altro canale, appena avremo qualche notizia in più di calciomercato, perché Napoli si inizia a muovere, sembrerebbe che si stia iniziando a muovere. Staremo a vedere, però io la reputo, quest'annata sarà veramente difficile. Sarà un'annata difficile, piena di sofferenza, secondo me. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, del vostro Napolis 1926. Ciao, aiuto.